Mister, come ci presenta questo giardino che, come abbiamo visto la notizia dell'ultima ora, sarà a porte chiuse, quindi senza pubblico e contro una squadra che ha appena No, sicuramente siamo qui purtroppo a commentare decisioni più alte di noi che non ci competono. Io credo che soltanto le tempistiche siano un po' per me strane, ma probabilmente sono io che non ho bene l'idea di come funziona. Le tempistiche per me non sono delle migliori. Giocare a calcio senza pubblico non è calcio. E quindi credo che ci sono tutte, tra virgolette, le trappole per cali di tensione. Noi non possiamo permettercelo, oggi l'ho detto anche ai ragazzi, sono tutte cose strane, la possibilità di andare a fare una partita con una squadra che poi è vero che viene da due sconfitte, gioca in casa contro la capolista, ha cambiato allenatore, quindi tutte situazioni che alzano sicuramente la concentrazione e l'attenzione nella squadra che andiamo ad affrontare. E noi non possiamo essere da meno, anche perché questa settimana si è parlato un pochino troppo di tutto quello esterno e poco di quello che è il campo, che è quello che interessa a me e deve interessare ai giocatori. Quindi massima concentrazione, massima attenzione e fare quello che sappiamo fare, quindi con le nostre certezze, le nostre qualità e continuare il cammino che dobbiamo fare, avendo rispetto di una squadra che sia l'andata e sia in Coppa Italia mi era piaciuta molto, ha delle buone individualità, ha buona fisicità e quindi ha dei giocatori che possono crearci dei problemi. Mancherà Tabanelli, cos'ha il ragazzo? No, ha avuto un affaticamento all'adduttore ed è normale che è un giocatore che va gestito. Noi abbiamo da qui alla fine tante partite e quindi andare a sovraccaricare un giocatore dopo soltanto 5 giorni credo che non sia intelligente da parte nostra, quindi lo dobbiamo recuperare al 100%, anche perché non abbiamo nessuna fretta, abbiamo dei giocatori forti e quindi devono giocare solo giocatori al 100%. Lo lasciamo tranquillo, ha bisogno di qualche giorno in più e credo che dalla prossima settimana possa riprendere il lavoro col gruppo. Chi giocherà al suo posto, mister? Ma le possibilità sono tre, sono Zonev, sono Costa Ferreira ed è Tolomino. E Costa Ferreira è recuperato al 100%, che sta bene, ragazzi. Fisicamente sì, ha lavorato fuori, è normale che era fermo da 15 giorni, non fisicamente ma col gruppo, però è tornato bene, è tornato in condizione, è tornato guarito, quindi è un giocatore disponibile al 100%. Con quella divisione inizia una settimana da Champions League con tre impegni in pochi giorni. Quali potrebbero essere le difficoltà di questa settimana, alla quale la squadra potrebbe non essere abituata, ma si deve abituare da qui a marzo? Credo nessuna, da quando siamo diventati 24-25 giocatori forti, credo che nessuna problematica. Tutti possono giocare ed è normale che posso attingere da una rosa competitiva e starà a me poi decidere sotto forma di forze sia fisiche che mentali gli 11 migliori per tutte le partite. Fermo restando che il calendario ci porta tre partite, devo dire che poi noi non siamo in grado di poter pensare, come hai detto tu, da Champions League. Champions League bisogna avere una testa, una forza molto più ampia. Noi ci concentriamo bisceglie e basta, perché non siamo in grado mentalmente di poter pensare a lungo termine. Mister, nella terna di prima ha nominato Torromino come ipotetico trequartista. Non lo aveva mai, diciamo, fatto nelle volte precedenti. Questo dipende dalla complementarietà con le caratteristiche, per esempio, di Saraniti come attaccante o da uno sviluppo di Torromino stesso che ha visto in allenamento in queste ultime settimane? Ma è un giocatore che si sposa bene in certi momenti della partita, può essere dall'inizio o no con Saraniti, un altro attaccante. Arrenda è entrato molto bene, quindi in quel ruolo, e quindi credo che sia anche il mio pensiero prenderlo in considerazione. Quando uno dà risposte sul campo come l'ha data lui in quel ruolo, arrende, credo che sia almeno da parte mia farci un pensiero.
diciamo che degli attaccanti che ho a disposizione è l'unico che può fare la punta e può essere adeguato anche a tre quarti. Senta mister, invece come scelta dei cursori laterali, Legittimo e Di Matteo hanno, sappiamo, caratteristiche completamente diverse, è un ballottaggio quello per domani? E domani come le prossime 13 abbiamo fatto apposta a doppioni nei ruoli, e quindi è un giocatore Legittimo che oltre a giocare da centrale può anche darmi delle soluzioni in certi momenti, in certe partite, in certe caratteristiche che abbiamo, quindi è un ballottaggio che c'è e ci sarà da qui alla fine, quindi con molta serenità lo vivono molto bene, credo che questo abbia alzato anche il livello di attenzione di tutti, non solo di loro due, ma ci sono ballottaggi in tutte le parti del campo. Per quanto riguarda invece l'assenza di Cosenza, sappiamo quanto è importante almeno come personalità, ha già deciso di giocare? No, sono tre per due posti, farò delle valutazioni tra stasera e domani, ma io sono abbastanza fiducioso per i quattro centrali, a prescindere che ognuno ha poi delle caratteristiche importanti, mi sento abbastanza coperto e tranquillo per quello che riguarda i due centrali. La settimana di piazza, il giocatore è comunque partito due volte alla panchina, come si è allenato, come sta, che periodo ha vissuto? E anche questa così la chiariamo, perché poi dopo io dico delle cose e poi vengono interpretate un po' diverse. Io non ho mai detto che Di Piazza si allena male o qualcun altro si allena male. Io ho detto che guardo tutta la settimana, compreso Di Piazza e tutti gli altri. Quindi questa squadra dal 17 settembre, quando io ho messo piede a Lecce, tutto posso dirgli tranne l'entusiasmo, la voglia e la determinazione che mettono negli allenamenti. Cioè allenarli è un piacere. Poi è normale che nella settimana io prendo delle sensazioni o delle valutazioni, ma non perché qualcuno più o meno. Questa squadra posso dirvi che l'unico problema che non ho mai avuto è allenarli. Sì, Di Piazza è in concorrenza con gli altri, il parco attaccanti è di livello alto, rientra anche Caturano, quindi sia durante, sia dall'inizio, sia dopo si cambiano le partite. Tre partite in otto giorni, sicuramente ci darà spazio per tutti. Il fatto che Michele abbia cambiato allenatore può essere anche un po' destabilizzante nel tentativo di preparare la partita? Sì, quando si cambia allenatore non si ha la possibilità di sapere che passato hanno, quindi ci aspettiamo dei cambiamenti, e non è che siamo abituati a giocare con... Abbiamo incontrato quasi tutti i moduli nell'anno, quindi dobbiamo cercare poi di adattarci velocemente a qualsiasi modulo il Bisceglie adotterà. Questo è quello che abbiamo preparato con la squadra, sia in fase di possesso sia in fase di non possesso, e quindi siamo già abituati a qualsiasi tipo di modulo. Poi, come ti ho sempre detto da quando ci conosciamo, io credo che i moduli poi vanno interpretati, ognuno lo interpreta con una caratteristica. Noi dobbiamo capire come adeguarci velocemente alla partita, capire tutto quanto della partita, cosa che abbiamo fatto fatica un po' col Catanzaro, anche l'arbitraggio, capire che tipo di arbitraggio è permissivo, meno permissivo, cioè, questo vorrei un po' più dalla mia squadra, cioè una crescita a capire subito che tipo di partita oggi è. Se là si è convocato, ma una convocazione diciamo alla Saraniti è la prima volta, giusto per farlo entrare nel gruppo, sta bene? No, è tesserato. No, si è allenato tutta la settimana, quindi è a disposizione come gli altri. Ok, e poi un'altra cosa, ne hai già accennato, però giusto per avere un tuo pensiero, ti senti i denti del Catania sul tuo culetto? No, credimi. Queste sono cose che veramente mi fanno sorridere. Ognuno fa quello che reputa meglio per lui. Io non ho mai pensato che bisogna creare tensione agli altri, ho sempre rispettato tutti, parlo poco degli altri.
se posso farlo perché lo penso, lo faccio in modo positivo. Se non penso in modo positivo e quindi negativo, non ne parlo proprio.